siamo sempre qui a Statte per uno degli eventi dell'estate statese, la cover band dei Genesis, la cover band The Squonk, davvero la più longeva d'Italia. Un evento caratterizzato da tanta passione, da tanta professionalità, da tanto amore da parte di questa cover, la sensibilità da parte dell'amministrazione comunale di Statte di aver voluto appunto allietare la serata statese con questi amanti professionisti dei Genesis. Che dire, sono quelle circostanze, quelle occasioni in cui è davvero bello vedere tante persone che nella vita sono dei professionisti, svolgono altre attività, soprattutto nel settore medico, però la musica e quella passione, qualcosa, è quel fuoco che arde, arde di Genesis. Evviva gli Squonk! The Squonk Genesis Cover Band è presente qui a Statte in una serata esclusiva, in un concerto live. Beh, ho il piacere di avere al mio fianco tutti i componenti della band. Beh, iniziamo dal gentil sesso, dalla solista che è Grazia Maremonti. Solista o mi sbaglio? Perché io non sono un tecnico in ambito musicale. In questo caso solista in parte. Sono salvato in corner. Collaboro. La mia è una parentesi, un cameo all'interno di un concerto che viene articolato in maniera abbastanza complessa e molto interessante, una piccola chicca, ecco. Cosa interpreti? Interpreto Ripples e poi altri brani insieme a Ivan. E allora sentiamo Ivan Casale, la voce, the voice dei, stavo dicendo dei Genesis, ah sì, diciamolo pure, degli Squonk. Magari dei Genesis, beh, sono 2 anni ormai che suono con i miei compagni nonché parenti più stretti e niente, andiamo avanti con questa avventura, mi sono trovato subito bene, mi piace, fin da piccolo sono cultore dei Genesis grazie a mio padre e basta, proseguiamo così insomma. Giuseppe Pino Casale, cosa vuol dire essere la cover band dei Genesis più longeva d'Italia? Vuol dire certamente tanta passione, tanto amore, gli anni passano ma appunto la passione resta, anzi si moltiplica. La passione resta perché comunque è quello che ci spinge ad affrontare prove bisettimanali, ma soprattutto la fatica dovuta a caricare e scaricare tutto questo ben di Dio che vedi. C'è difficoltà di proporsi in giro come cover band, ma anche come band che fa la propria musica. Gli spazi non sono tantissimi e i festival dedicati onestamente non è che propongano sempre roba
roba buona. Noi continuiamo con questa nostra proposizione di una musica estremamente bella, complessa. Stasera ci è stato chiesto un repertorio molto molto più fruibile, visto che è un concerto di piazza, ma la nostra tra virgolette fruibilità è sempre un discorso di altissima qualità, visto che si tratta di brani dei Genesis, di Phil Collins, di Peter Gabriel. Infatti, ecco, ecco, presentiamolo, Massimo Casale, chitarrista, le chitarre. Io volevo semplicemente aggiungere che Ivan ha parlato di avventura, Pino ha parlato di proposizione, io direi progetto, visto il rigore con cui attuiamo questo tipo di prove per offrire appunto la musica dei Genesis a un ampio pubblico di persone, di soggetti, e quindi tutto questo alla base ci porta a impegnarci con estremo rigore con prove bisettimanali, quindi ecco, parlerei più di progetto che di avventura. Gaetano Casale, voi siete... Sì. Come gruppo, io dico sempre, vi apprezzo perché siete ingegneri e operai, braccio e mente, e queste cose le si fanno solo se si ha il cuore, se si ha la passione, se si sente la musica dentro. Cosa volevi dirci? Volevo proprio dire questo, che noi, nonostante la nostra età, non più ormai molto molto molto... Beh, vabbè, dai. Vabbè, voglio dire, ancora riusciamo ad emozionarci. E ad emozionare. Ed emozionare, e soprattutto ci mettiamo ogni volta in discussione cercando di proporre brani con chitarre ormai che non si trovano più neanche in Europa a pagare a peso d'oro. Se Gino gentilmente vuole inquadrare le chitarre a doppio manico, 12 corde basso, 6 corde basso, 12 corde basso non esiste più, solo il grande Mike Rutherford, l'ho dovuta far fare da un liutaio genovese. Questa è passione e nient'altro. Bene, e allora che dire, ci gustiamo questo splendido concerto, ormai quella degli Squonk è una realtà consolidata, e beh, io li definisco un evergreen, perché ormai non passano gli anni, ma... Un appunto anche a Luigi, a Gino. Ecco, infatti, ci sta riprendendo proprio Gino. Ora invertiamo il ruolo. Diciamo che le altre volte intervistavo uno, intervistavo l'altro, non riuscivo a prenderli tutti insieme. Allora questa sera mi sono fatto furbo, ho detto beh, prima che il concerto inizi, prima che si stanchino, io ora li becco così. Dovremmo dire nel backstage. E allora abbiamo il nostro, il batterista storico degli Squonk, Gino Ungaro. Da quanti anni questa fatica? Questa fatica diciamo che da circa 40 anni, da oltre 40 anni, insieme a Pino sono uno dei fondatori di questo gruppo, insieme a Gaetano, noi tre siamo stati fondatori, noi addirittura abbiamo cominciato a suonare le orme, sempre in tre, e poi ci ha preso questa passione per i Genesis, avevamo avuto anche un altro cantante insieme a noi, c'è stato qualcuno che ha cambiato, ha voluto cambiare sponda, ha voluto cambiare genere, non ha più voluto suonare. Io anche avevo lasciato di suonare, poi la passione mi ha preso e sono ritornato a fare quello che facevo prima. E allora, che dire? Viva gli Squonk, viva i Genesis!